all'attenzione della nota trasmissione di Rai 3, chi l'ha visto, la storia di Enrico, ragazzo fragile di Torre del Greco, e l'appello disperato della madre Maddalena e della sorella Narita. Una vicenda trattata in passato anche dalla nostra emittente. Enrico ha tentato 7 volte il suicidio. Sì, l'ultimo fece con la benzina. Se lo iniettò nel muscolo del braccio. Maddalena abita Torre del Greco, in provincia di Napoli. È una delle tante madri disperate che ci hanno contattato per chiederci aiuto. Suo figlio Enrico è fragile e per salvarlo da se stesso l'hanno anche denunciato. Un lungo approfondimento di cui riproponiamo uno stralcio per accendere i riflettori su casi come il suo e per sensibilizzare chi di dovere a fornire alle famiglie un sostegno concreto, specie nei momenti più difficili. Quest'estate ha avuto una bella grande crisi. Se d'inverno sono tranquilli e placidi e riescono con la medicina a placare situazioni, bene. Se no, d'estate scoppiano, diventano isterici. Cos'è che chiedete voi? Che ci sia qualcuno che possa aiutare mio fratello nel periodo buio. Io lo chiamo il periodo buio perché capita una volta l'anno. In quel momento là io non so a chi approcciarmi e chi chiedere aiuto. Chi dovrei chiamare? Se qualcuno mi può dire in quale struttura poterlo mandare in quel periodo là, oppure una persona, un medico che si faccia presente a dire io lo seguirò anche nei periodi bui, cioè anche quando è estate, sono in ferie, sono reperibile.